Subito dopo lo spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Siamo alla prima domenica di Quaresima. E il messaggio del Vangelo di questa prima domenica è proprio convertitevi e credete al Vangelo, perché il Signore ci chiama ancora una volta a questo, a convertirci, a credere nel Vangelo, a credere nella Sua parola. E così come Gesù viene sospinto nel deserto, ecco, noi ci apprestiamo ad accogliere questo tempo di Quaresima come un deserto, ma il deserto non è solo quel luogo brutto e pericoloso, ma dobbiamo vederlo anche come luogo di incontro. Ecco, quando noi abbiamo bisogno di entrare in noi stessi, cerchiamo un luogo deserto, un luogo silenzioso, un luogo con cui stare da soli. E quindi il Signore ancora una volta ci dona questa Quaresima per entrare nel deserto con Lui. E così come abbiamo ascoltato nel Vangelo, stavano con lui le fiere e gli angeli che lo servivano. Questo ci indica che non siamo soli, perché il Signore è con noi e quindi non dobbiamo preoccuparci. Guardate, in questo periodo della nostra vita, essere cristiani in questo mondo è difficile. È difficile in questo mondo scristianizzato, in questo mondo che ci invita non a guardare gli altri, ma a guardare solo ed esclusivamente noi stessi. Il Signore invece ci dà un'opportunità, credendo al Vangelo, dicendo a noi stessi e agli altri che non siamo soli perché Lui è con noi. Quindi sentiamoci veramente amati dal Signore, specialmente nelle difficoltà. Anche Maria Santissima, quando le appare l'angelo per dirle ciò che il Signore Dio aveva progettato su di lei, lei è preoccupata, non conosco uomo, ma poi crede nelle parole dell'angelo, nelle parole di Dio, e quindi si sente avvolta dallo Spirito, così come l'angelo stesso le dice. Quindi, fratelli e sorelle, non sentiamoci soli. In questo momento di Quaresima rafforziamo la nostra fede, sapendo che il Signore è con noi, che il Signore ci aiuta, che il Signore ci dona sempre il suo amore, quell'amore che noi dobbiamo donare agli altri.